In diretta da Casa Sanremo, nello spazio Book Sprint Edizioni, siamo qui con uno dei nostri autori. Do il buongiorno a Roberto Pomante. Buongiorno e Buongiorno, benvenuto. Come stai? bene, bene, grazie. Allora, La tavolozza delle emozioni, una raccolta di poesie. Come nasce il tuo rapporto con la scrittura e soprattutto la scelta di mettere nero su bianco delle poesie? Allora, io fin da bambino ho sempre amato la lettura, l'arte, la musica, tutto ciò che riguarda, diciamo, la parte artistica Della vita. della vita, esatto. Diciamo, sono sempre stato un buon lettore, ho sempre ascoltato molta musica, insomma, sono sempre stato, mi piace pensare che sono sempre stato in contatto col mondo delle emozioni, no? Poi quest'estate, quasi per caso, ho avuto l'idea di scrivere delle impressioni che avevo in mente e ho notato che, diciamo, accumulando queste piccole Note, impressioni, illuminazioni, come esatto. posso dire, si formavano delle vere e proprie poesie. Quindi sei partito da piccoli impulsi creativi Sì. fino ad arrivare a comporre poesie. Sì. Ti ricordi il momento preciso di quando è accaduto questa cosa, anche perché è abbastanza recente, sebbene tu abbia già comunque una vena creativa? Sì, ho iniziato quest'estate. Un aneddoto simpatico, diciamo, stavo in giro con la mia Vespa e mi è venuta in mente una metafora e mi sono detto perché non la scrivo, perché magari potrebbe nascere qualcosa di buono. E infatti, insomma, mi sono accostato letteralmente con la Vespa, l'ho scritta, poi andando avanti ho scritto altre frasi e sono nate delle poesie. Ti ricordi la poesia da cui è nata da quest'aneddoto? Sì, si chiama Estate 2003. Ce la vuoi leggere? Allora, lo specchio sbiadito riflette un ragazzo, anni 17. Macchine abbandonate ai lati della strada, il mio viso è una landa desolata. Un po' triste, vabbè. Però è in rima baciata. Sì. Quindi l'hai pensata anche in metrica. Sì, però poi dopo l'ho abbandonata l'idea della metrica. Sì, Quindi ti sei lasciato andare semplicemente a quello che pensavi. perché finché erano brevi riuscivo a seguire la metrica. Quando sono diventate più lunghe mi era difficile proprio comporle con la metrica, perciò ho deciso di scrivere così come mi veniva in Seguendo il mente. tuo flusso di pensiero. Esatto. E le poesie, a parte questo aneddoto in cui tu ti sei trovato in quel momento, hai seguito l'impulso del momento e poi l'hai messa nero su bianco, quali sono le tematiche affrontate? La vita, la poesia, la musica? Allora, tutto ciò che mette a contatto con il mondo interiore è un cosa di mio interesse, diciamo. Perciò dalle cose più, diciamo, terrene come l'erotismo oppure come il contatto con la natura, alla musica, all'arte, qualsiasi cosa che ci riconduca col nostro mondo interiore. E Tavolozza delle emozioni, il titolo. E la tavolozza, secondo te, che cos'è? Allora, essendo che nelle mie poesie si sono spesso presenti i colori e io ho avuto questa immagine di un poeta come se le emozioni fossero dei colori, perciò il poeta attinge dai vari colori e fa un affresco, diciamo, fa un dipinto però di parole. Quindi è una bella metafora questa. E Le metafore sono quello che riesco a fare. c'è un'altra poesia che ti piacerebbe leggerci, una che rappresenta, focalizza più o meno questa tavolozza delle emozioni? Guardi, sai, è difficile perché più o meno tutte trattano questo argomento. E come dicevo, Ce n'è una che mi ce n'è una che si chiama piacerebbe, Go. Sì. che ho qui davanti, piazzata, che si chiama Fato. Un giorno rimpiangeremo questi anni, i nostri genitori non ci saranno più, rammenteremo anche la noia, ma tutto ciò
sembrerà ricco e denso, mentre lotteremo in un'altra battaglia. Viviamo in un ricordo e in una proiezione futura nello stesso momento, che non è la tela acquerellata che volevamo, ma il quadro che abbiamo dipinto noi e il fato. È bellissima. Grazie. Allora, il tempo è un altro tema molto ricorrente, cioè un po' quasi un'ossessione del tempo, perché è una cosa, come posso dire, è una cosa che noi viviamo, che sentiamo, è una che cosa subiamo, che non possiamo combattere. Esatto. È una cosa comunque più forte di noi, qualsiasi cosa facciamo la subiamo e basta. Infatti, mo mi ricordo questo aneddoto, nell'antica Grecia mi ricordo che Cronos, il dio del tempo, era più forte di Zeus. Eh sì. Quindi il tempo comunque ci lascia delle emozioni dentro, ma non possiamo solo noi, appunto, come un acquerello, lasciare degli affreschi emotivi, diciamo, e poi dobbiamo per forza andare avanti. Ce n'è anche un'altra che riguarda le radici. Sì, beh sì. Nella terra arida ha gettato il seme, suo nutrimento sarà la speme. Radici l'asfalto romperanno, nella pioggia le fronde danzeranno. Allora, questa poesia parla di una rinascita, e, diciamo, da una terra arida, che rappresenta un po' lo stato emotivo di una persona che ha avuto dei problemi, delle sofferenze. Una persona getta il seme, perché comunque la speranza c'è sempre che possa rinascere qualcosa, e poi questo seme diventerà talmente forte che riuscirà a rompere anche l'asfalto, come le radici nelle grandi città che rompono le sono più forti di strade. tutto. Esatto. Ce n'è anche un'altra molto bella che si chiama Sorriso di donna. Nel sorriso di una donna ho trovato il nascondiglio della vita. Perché le donne, cioè, puoi essere un poeta, un muratore, comunque le donne piacciono, sono sempre fonte di ispirazione, di piacere, non in senso fisico, anche in senso, Certo. diciamo, psicologico. E le muse, no? Infatti le muse erano donne. Non a caso. Esatto. Ce n'è un'altra che ti piacerebbe leggerci? Come famo qua? Tranquillo, perché questa è sulla musica. Allora, sì, ho una poesia sulla musica. Allora, tra le tue note risiede il luogo dove tutto è poesia, e la mente sembra ricongiungersi lì dove vive il mio spirito. Il posto, l'epoca o un'altra dimensione, un luogo nell'iperuranio al quale accedere grazie a giri armonici e virtuosismi solisti. Qual è la tua musica preferita, quella che ascolti di più? Allora, io nasco tra virgolette rockettaro, quindi classici, Pink Floyd, Led Zeppelin, Doors, insomma il rock classico. Poi ci sono dei momenti in cui mi amo molto ascoltare il jazz, quando voglio proprio rilassarmi. Il jazz mi aiuta molto a proprio andare in un'altra dimensione, proprio mi estranea. Vabbè, essenzialmente questo rock, jazz, a volte anche musica elettronica, tutto ciò comunque sempre per ricongiungersi al libro che ti porta nel tuo mondo interiore. E pensando alla poesia che hai scritto sulla musica, c'è una canzone in particolare che ti viene in mente? Ah, io in quel momento stavo pensando proprio a Pink Floyd. Mi sembra Shine On You Crazy Diamond, penso. Perché, vabbè, è una delle canzoni più belle della storia del rock, ad Di esempio, tutti i cioè. tempi. Hai Esatto. scritto qualche altra cosa? Tu vorrai scrivere qualche altra cosa? Oltre questo, visto che finalmente tu sei un creativo, hai avuto l'impulso poetico e l'hai messo nero su bianco con questa tavolozza delle emozioni. Sì. Pensi che sia la strada giusta continuare con la poesia? Secondo me sì. Secondo me anche, perché comunque a quanto pare non ho, praticamente quasi tutti i giorni io scrivo almeno una poesia. E poi mi vengono proprio come quando deve Spirito Santo sopra gli apostoli. Immediate, Così mi facili. viene, per esempio ne ho scritta anche una adesso sul treno che stavamo venendo. Spesso le scrivo anche quando sto in giro in macchina. Quando meno te lo aspetti, ti Sì, vengono questi impulsi c'ho creativi. questo, diciamo, le registro proprio col telefono a voce L'audio. e poi le scrivo a casa.
Quindi certo il mio sogno, normale, il mio sogno sarebbe vivere di questo, però vabbè. Beh, nel frattempo hai cominciato e Sì, questa è una cosa positiva. esatto, sì. E allora non mi resta che augurarti in bocca al lupo per questa tua raccolta di poesie e ti auguro e quindi ti sproniamo a continuare così perché sei bravo e soprattutto perché ce l'hai dentro, quindi mettilo nero su bianco. Ti ringrazio. Ringraziamo Roberto Pomante per essere stato con noi con la sua tavolozza delle emozioni.